Ormai sta diventando una vera e propria costante. Il postino che suona a casa mia ormai è disperato, non ce la fa più. Sa che ogni giorno dovrà trasportare dei box, delle scatole di cartone veramente giganti, super super grandi. E ragazzi, questa è la seconda parte di un altro video che avete già visto qui sul canale, che tra l'altro vi è anche piaciuta. Il discorso delle mystery box so che attira un po' la vostra attenzione. Non so se avete già visto il video, quello precedente, e quindi se non avete ancora visto la mystery box di GS Game, vi lascio qui sopra nelle schede appunto il link per andare a vedere il video, e qui in sovraimpressione vi lascio anche la miniatura. Mi raccomando, non fatevelo sfuggire. Però mancava ancora qualcosina all'interno di quel video per concluderlo definitivamente, perché questa è una collaborazione appunto con i ragazzi di GS Game, che mi hanno inviato del materiale relativo a 151. E io lo so, io vi vedo, siete lì dall'altra parte e pensate: ma come, Luca, qualche mese fa avevi detto basta, le ultime cose che aprirò di 151, e invece no, perché la collezione non è finita. E come ben sapete, c'è una carta in particolare che ancora manca e non è entrata in mio possesso. La troveremo all'interno di questa scatola? Sarebbe molto molto divertente, e sarebbe anche molto molto bello, così riusciamo a mettere una pietra sopra a tutto questo discorso. Quindi, se ancora non l'avete fatto, lasciate un mi piace, un commento qui sotto e un'iscrizione al canale, e iniziamo ad aprire questa scatola. Cerco di fare del mio meglio, voglio farlo anche molto velocemente. Perché non riesco a mantenere la calma pensando finalmente di tornare a sbustare 151. Lì dentro, ragazzi, vedo già qualcosa di molto molto bello, guardate, guardate. Sì, lo avrete riconosciuto anche voi, abbiamo anche già visto questo tipo di prodotto qui sul canale, l'avevo comprato su Vinted. E allora provo a tirar fuori tutto dalla scatola, e abbiamo appunto questa, che è, dove siamo? Qui, eccoci qua, la collezione con poster degli starter. Andiamo a vederla un attimino meglio, guardate che belli che sono gli starter, poi li apriremo. Credo che siano carte veramente molto molto eleganti, queste qui. Ah, quella è quella col poster, non con l'album. Mi sono confuso io, ok? Devo dire la verità, anche una confezione così da tenere sealed non sarebbe per niente male. Anche perché 151 sta acquisendo valore, e quindi se avete tenuto qualcosa di chiuso, siete stati molto molto bravi. Io, per dire, devo dire la verità, di dietro non so se si vede, ma abbiamo un ETB ancora chiuso, sigillato, anzi ve lo faccio vedere. Guardate qui che bello che è, con il suo case di plexiglass magnetico, eccolo qui. Io questo l'ho tenuto sigillato, io questo l'ho pagato, non mi ricordo esattamente quanto, ma mi pare 54 euro all'epoca, e credo che sia stato già un buon affare tenerlo chiuso. Il prezzo è già salito, 151 sta veramente diventando qualcosa di incontrollabile. Il punto è che era prevedibile, perché questi sono prodotti immortali, con dei Pokémon veramente che sono famosi da una trentina d'anni quasi. E andiamo a vedere cos'altro c'è qui dentro. Oh, un'altra confezione di 151 identica, quindi abbiamo le nostre 6 bustine da aprire, mica male. E poi qui dentro in realtà c'è un omaggio che mi avevano detto uno dei ragazzi di GS Game, che non è una cosa che vendono sul sito, è una cosa che ha voluto regalarmi lui di sua spontanea volontà, e devo dire che è molto molto gradita. Adesso vi sposto qua così ve la faccio vedere, è simpaticissima. Neanche a farla apposta, abbiamo parlato del case di 151 di Snorlax, e guardate qua che bello questo pupazzetto proprio di Snorlax. Peccato che la confezione sia un po' rovinata, ma è un omaggio, quindi va benissimo così, quindi si potrebbe anche quasi aprire. Tra l'altro disponibile anche Gengar, dato che stiamo facendo la collezione dei Gengar, chissà che non venga la malsana idea, più i due starter di Let's Go, quindi Pikachu e Eevee. Ma Snorlax veramente è un Pokémon meraviglioso, come vi ho già detto anche nell'ultimo unboxing, tra l'altro proprio delle mystery box di GS Game, l'avevo battezzato come il mio spirito guida, quello che mi piace fare: mangiare, dormire, bere e riposare. Che bello, quanto è bello Snorlax. Voi conoscete molto bene il contenuto di questa confezione, adesso andiamo ad aprirlo, guardiamo gli starter e poi apriamo le 6 buste. Su tutti c'è una carta in particolare che mi manca, ed è quello Zapdos EX rappresentato insieme a Moltres e Articuno. Quello mi manca, è l'ultima delle carte veramente grosse che mi manca in collezione.
Non voglio comprarlo, vorrei trovarlo. Ti prego, dimmi che sei qui dentro. Sai che sarebbe anche un bel peccato aprire e rovinare la confezione? Quindi provo ad aprirla facendo il meglio possibile. Non è facile perché c'è veramente una colla potentissima. Anche riuscire a richiudere questo prodotto dovrebbe fare la sua porca figura, in esposizione. Il punto è che non è veramente per nulla semplice. Qui c'è il poster di 151. Io ce l'ho già, in realtà, quindi questo dovrebbe essere il secondo o terzo poster insieme a quell'altro. Quindi dopo magari pensiamo a un destino per questo prodottino qui. E andiamo ad aprire, ovviamente, e tiriamo fuori le tre buste che apriremo fra poco insieme agli starter. Cerco di fare molto piano per non rovinare le carte e qui c'è un codice che adesso vado subito a mostrarvi perché magari a qualcuno di voi può interessare. Ecco qui il codice, riscattate tutto e poi fatemi sapere nei commenti e io provo ad estrarre l'ultima carta, eccola qua, che è Charmander. Charmander, Squirtle e Bulbasaur. Sempre belli, sempre iconici, sempre meravigliosi, avranno un posto nel mio cuore per tutta l'esistenza. Quanto è bello tornare a spacchettare 151, mamma mia! Quindi adesso apro questa seconda confezione e ci vediamo tra poco. Provo a non romperla. Attenzione perché qui ci sono riuscito, bravo me! Ancora gli starter che questa volta magari lascio qui dentro. Giro soltanto il codice se serve a qualcuno di voi. Una sorta di santino con i nostri starter, perché trovare sicuramente un'evoluzione finale di uno starter sarebbe cosa buona e giusta. Mischiamo le buste per non sapere quelle che sono del primo o del secondo box e iniziamo l'apertura. Magari provo a preservare tre buste per rimetterle dentro alla confezione che abbiamo appena aperta. Vediamo se ci riusciamo. Già questa sembra essersi aperta molto molto bene. Ragazzi, io sono veramente contentissimo di tornare a sbustare 151. Non pensavo di farlo da qui a breve. Dovrebbe essere, se ben ricordo, una in avanti, che dovrebbe essere energia, che è un'energia di tipo fuoco. Quindi Charmander può chiamare Charizard in questo caso specifico. Magari sposto il microfono. Cubone, Vulpix, Magnemite, Caterpie, Parasect, Cloyster, il carisma di Giovanni, la prima reverse è Pikachu ed è sempre bello perché è uno degli starter. Vediamo se la seconda reverse c'è oppure no. Sì, c'è la seconda reverse che è un Dratini, quindi non c'è niente di grossissimo, ma c'è un trasferimento di Bill, che comunque è già un primo pull molto molto interessante. Questi signorini potrebbero dare fastidio con la messa a fuoco, quindi li mettiamo momentaneamente da parte. Però trasferimento di Bill è sicuramente una carta interessante da trovare. Seconda busta che andiamo ad aprire, cerchiamo di salvare anche questa bustina qui. Ci siamo riusciti, è incredibile. Io non ho assolutamente attenzione in queste cose, ma sono stato abbastanza bravo. Il codice, giriamo la prima e andiamo a vedere. Un'energia erba. Cubone, Vulpix, Magnemite, Caterpie, Lapras, la pista ciclabile, Scyther, la prima reverse, una visiera protettiva, c'è un'altra reverse che è Gyarados, però molto molto carino, molto molto bello, attenzione, dietro c'è un Raichu, che è molto bello, ma ce l'abbiamo già. Tra l'altro mi è appena venuto in mente che di reverse a me ne manca una sola in tutta l'edizione e pensavo di averle tutte le reverse e invece me ne manca una a livello di Pokédex. Sapete chi è? Whipping Bell. A me manca Whipping Bell. Devo trovare Whipping Bell. Quindi i target sono dichiarati. Zapdos EX e Whipping Bell. Qualcosa veramente di clamoroso. Un'energia con Cosmo Holo di tipo acciaio. Pikachu, Farfetch, Shellder, l'Elix fossile, Kadabra, che torna proprio in questa edizione dopo anni di ban, Ivysaur, Slowbro, Haunter la prima reverse, c'è un'altra reverse che è Ivysaur e non è Whipping Bell, ma era un Pokémon d'erba e quindi ci speravo, e dietro è Electrode, quindi è la sagra dei Pokémon elettro brillanti, o come meglio dire, raro Holo, ok? Perché sennò poi qualcuno dice, ma come parli? Brillante, ai miei tempi si diceva brillante, d'accordo? Quindi io rimango fedele alla dicitura. Siamo ormai già a metà dello spacchettamento, mancano altre tre buste e andiamo a vedere come la va. Codicino per voi, non abbiamo ancora trovato niente di enorme, speriamo di poterlo fare nelle prossime tre occasioni. Krabby, Sandshrew, Seal, Doduo, Benda Rigida, Nidorino,
Executor, Vulpix, Cubone. Ah, ma sono andato dritto così. Stavolta ero talmente preso dalla busta che non mi ero neanche accorto che c'erano delle reverse. Va bene, bravo Luca, complimenti. Non è proprio effetto suspense, sorpresa, niente. Cioè, io sono andato dritto così, ma è più bello, più divertente. Si vedeva che ero preso dallo spacchettamento qui e avevo disattivato il cervello. Ok, Aerodactyl, molto bello. Aerodactyl molto bello, ma purtroppo, ahimè, ce l'abbiamo già. Ultime due occasioni per trovare qualcosa di ciccioso. Il codicino per voi. Davanti, la prima, energia erba. È molto strana l'ultima carta. O comunque qualcosa qui dentro è molto strano. Non sembra l'ultima carta. È una sensazione strana al tatto. Spearow, Rhyhorn, Magikarp, Oddish, Kabuto, Gloom, Clefable. La prima reverse Jolteon, vediamo se era, chi era? Quell'Oddish lì, a essere strano, c'è qualcosa qui dietro. La seconda reverse, attenzione, no, qui dietro c'è qualcosa, qui dietro c'è qualcosa, no, non è vero, non sembra essere qualcosa. Fatti e Nidoking, niente, come non detto. Allora l'ultima che cos'è? La Kazami X, ecco che cos'era. Ma si sentiva al tatto che c'era qualcosa di diverso, ragazzi. Si sentiva al tatto, questo è un gran pull. Mamma mia, questo veramente molto molto bello. Mi mancava, anche se io non ho la volontà di completare tutti gli ex, o comunque al momento non ce l'ho, questa mi mancava. Assolutamente sì, questa la mettiamo subito in perfect. Clamoroso comunque come fosse chiara la sensazione di avere tra le mani qualcosa di differente. Infatti questa è una carta tutta tutta ruvida. Ultimo pacchetto per trovare Whipping Bell. Ovviamente questo è il più grande... la più grande missione della giornata, ma soprattutto per trovare Zapdos EX. Andiamo a vedere se c'è qualcosa. Abbiamo un codicino. Questo potrebbe essere l'ultimo pacco di 151 che apro da qui a tanto. Anche questa, ragazzi, sembra essere strana, eh? Vediamo. Energia base. Poliwag. Ponyta. Pikachu. Farfetch. Tentacruel. Snorlax. Sandlash, Zubat, la prima reverse. Non sembra esserci niente. Ekans, attenzione però perché l'ultima, vediamo se è qualcosa di importante oppure no. È un altro Aerodactyl. No, no, il doppio Aerodactyl non ci stava per niente, non ci stava per niente. Sappiamo che 151 è un po' severo dal punto di vista dei pull, però io devo dire la verità, per aver aperto 6 pacchi, questo alla Kazam qui, io sono già molto molto contento, e quindi ringrazio i ragazzi di gsgame.com e ovviamente grazie per questo simpatico omaggio, gentilissimo. Signori, siamo arrivati al termine di un altro spacchettamento. Quanto mi mancava, e probabilmente mancava anche a voi. Voglio sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti, e poi chissà che un giorno non si torni ad aprire nuovamente 151. Per ora non è in programma, però mai dire mai. Qui c'è un ETB a casa che ogni tanto gli do un occhio, poi dico no, no, non farlo. Chissà che un giorno magari. Ciao a tutti.